Sì, tutto bene? C'è un po' di torcicollo oggi? Sì, oggi no, sì, ho visto che per Segani stava facendoti il massaggio, sì, sì, perché lui può. Lui è l'unico che può, per vedere la confidenza. Sì, sì. Senti, a proposito di storie d'amore, sai che io adoro le storie d'amore, no? Oggi avremo anche Angela Frenda, che sempre ci racconta le storie d'amore in cucina, eccetera. Ma oggi i viaggi, le storie d'amore, la natura, così si intersecano insieme. Perché vi porto in un posto magico. Vediamo la nostra videochiamata. Allora, dove? Ecco qua, Paolo ed Enrica. Allora, intanto che meraviglia, dove siete? Raccontatecelo voi. E io volevo raccontarla, ma è meglio che lo facciate voi, la vostra meravigliosa storia d'amore che vi ha portato due italiani ad essere lì. Beh, siamo nell'isola del Hierro, siamo nel villaggio della Restinga, il punto più a sud non solo dell'isola ma anche d'Europa, quindi un punto estremo. L'idea principale, l'idea iniziale del collegamento era da un punto panoramico con una bella vista dell'isola, però purtroppo pioveva e quindi siamo dovuti spostare qui al sud. Beh, c'è sempre vento lì, ecco, però si sente, fa parte del fascino dell'isola delle Canarie, di cui stiamo vedendo delle immagini bellissime. Ma voi siete arrivati lì, ecco, tra l'altro appunto immagini anche di giornate non particolarmente belle, ma a me il mare quando è un po' increspato piace ancora di più. Ma vorrei, magari Enrica, perché le donne raccontano le storie d'amore diverse da come le raccontano gli uomini. Vero Enrica? Come vi siete conosciuti? Perché insomma è una storia che va in parallelo, no? Il fatto che voi siete lì. Sì, sicuramente, probabilmente magari io non sarei qui se non ci fossimo conosciuti. Comunque la storia comincia nel 2000, quando io facevo il medico di famiglia a Torino e decido di prendermi una pausa in un luogo secondo me molto tranquillo, dove non avrei avuto complicazioni, ma anzi silenzio, cioè il deserto della Libia. Faccio questo con un viaggio che di un piccolo gruppo, di cui Paolo era il tour leader, la guida, e lì scocca la scintilla. Era un nomade e praticamente Enrica mi ha... No, non lo so, ha messo radici, ma le radici gliele ha fatte mettere soprattutto gli erri, io credo, perché finché siamo stati in Italia io facevo il mio lavoro e lui continuava con i suoi viaggi. E poi, altro colpo di fulmine per l'isola. Beh, bellissimo, perché voi siete andati, voi conoscevate Tenerife, che diciamo è un po' il luogo che conoscono tutti, invece El Hierro è proprio un'isola molto piccola, meno conosciuta delle Canarie. Guardate dov'è, ve lo facciamo vedere anche sulla cartina geografica, ed è, vede, quella col quadratino, è proprio un po' fuori dal mondo, in un posto meraviglioso dove loro per amore hanno scelto di vivere. Tra l'altro è bello perché voi non vi siete conosciuti da ragazzi, anche questa è una cosa importante, ma credo intorno ai 40 anni avevate quando avete cominciato la vostra nuova vita. Che quando o funziona o non funziona, non ci sono mezzi termini. Sono d'accordo con te, Enrica, perfettamente. O le cose vanno oppure è meglio lasciar stare, eh? È così. Nessuno dei due cercava una storia, come nessuno dei due cercava di cambiare luogo per vivere in realtà, no? Però anche l'isola è così, o funziona o non funziona, non è per tutti. O la ami e l'accetti anche in tutte le sue manifestazioni più estreme, o niente, può essere un bellissimo luogo per fare una vacanza, ma magari non viene neanche in mente di vivere. Senti Enrica, tu ti stai facendo il medico di famiglia, ti sei però convertita al nuovo lavoro, che è un po' più quello di Paolo, cioè che cosa fate adesso voi lì a El Hierro? Beh, noi nell'isola praticamente io ho portato, l'unica cosa che ho portato con me in questo nuovo luogo è stata la mia esperienza di portare gruppi, praticamente di fare la guida. Enrica si è subito praticamente innamorata del mio lavoro, perché chiaramente è un modo di stare con le persone, di condividere questa nostra passione per questo luogo magico con i nostri clienti. Portiamo sempre piccoli gruppi in modo da creare questa atmosfera familiare. Siamo un gruppo di amici che viaggia l'isola e che la conosce poco a poco
con calma in profondità. Guardate che passeggiate, stiamo vedendo delle immagini meravigliose, voi non le, probabilmente non potete vederle come le vediamo noi qui in Italia, tra l'altro approfittando del vento vedo appunto parapendio, cose, sentieri meravigliosi a strapiombo sul mare dove voi appunto camminate perché vi occupate proprio di trekking, di sentieri, proprio di passeggiate nei boschi, c'è cioè una natura di cui adesso tutti, non immaginate l'invidia che fate naturalmente, che è il vostro lavoro in questo momento per tutti noi. Tra l'altro voi avete anche delle piccole coltivazioni biologiche, è così, avete un orto, avete, insomma, vi siete anche appassionati un po' a quello di cui parliamo noi. Sì, sì, ci siamo, abbiamo portato con noi la passione per l'agricoltura. In realtà sì, qui abbiamo un orto e un frutteto, che la cosa bella è che producono lungo tutto l'arco dell'anno praticamente, non c'è proprio una stagione, per cui abbiamo a seconda delle verdure, ma comunque c'è un po' di tutto l'anno, tanto verdura come frutta. E quindi hai detto le fragole, ho capito bene? Hai detto la frutta. No, le fragole non l'avevo detto, però sì, le abbiamo le fragole tutto l'anno. Perché io so che le fragole nelle Canarie sono molto pregiate, così? Sono molto saporite, è vero? È vero, sì. E proprio per voi oggi cuciniamo un dolce fatto con le fragole, proprio è, come dire, un omaggio alla terra dove voi vivete e anche alla vostra bellissima storia d'amore. Mi avete fatto venire voglia di venire a Lierro, anche a Biagiarelli, quindi appena possiamo verremo a trovarvi e faremo una bella passeggiata nei sentieri lì. Tra l'altro le Canarie sono un po' scomode arrivare dall'Italia, ma sono abbastanza vicine, no? Quindi si fa scalo poi in Spagna e si arriva... Sono anche diretti adesso per le Canarie. Sono anche voli diretti, io sono rimasta un po' indietro, vedi, ecco, bene. Comunque. Ecco, va bene. Grazie Rica, grazie Paolo, grazie di cuore, grazie, che meraviglia. Vedi che bello, a me piacciono questi collegamenti, anche quelli che facciamo con Federico, di gente che ha cambiato la propria vita e che vive... No, ecco. Pensa, no, arriva a 40 anni, che tutto a posto invece cambia completamente. Ma io ho cambiato tutto dopo i 50, c'è sempre tempo. E allora, dai, andiamo con le nostre fragole. Certo, non bisogna mai aver paura del cambiamento. Allora... Fragole delle Canarie oggi facciamo. Clafoutis di fragole. Clafoutis di fragole, ok. Di solito si fa di ciliegio il clafoutis. Sì, però guarda, il clafoutis si può fare un po' con tutta la frutta, seconda la stagione. Cambia un po' il tempo di cottura, ma ha questa pastella che è uguale per tutti. In questo diamo caso noi oggi abbiamo le fragole, poi abbiamo della farina, zucchero, scorza di arancio, uova, farina di mandorle, burro, latte e panna e un po' di mandorle alla melle per guarnire sopra. E questo che cos'è? Questo invece è una salsa d'accompagnamento, ma può essere anche una salsa che si può usare anche per fare altri dolci, che però è molto saporita, buona, a base di limone, non mi ricordo il nome. Lemon curd. Bravo. Lemon curd. Ma non c'è una traduzione in italiano, scusa. No, si chiama proprio lemon curd. Lemon curd. E come, c'è la traduzione di lasagna? No. Lemon curd. Mi ero fissata nel È una limone. Crema di limone? No, non sì. Si può dire. No. Sì, è una cagliata sarebbe tecnicamente, okay. Una densata di limone. E qui abbiamo del burro, della scorza di limone e del succo, delle uova, amido e zucchero. Ok, da che cosa cominciamo? Zia, partiamo ti posso intanto, aiutare nel, guarda, in una cosa semplice. Fai sciogliere in maniera molto dolce il burro. Dai, vado. Non deve friggere, no. Deve solo sciogliersi. Okay. E quindi si parte da di lì, poi andiamo ad aggiungere il resto. Vabbè, io mi occupo della salsina, va bene. Perfetto. Allora, della lemon curd. Qui abbiamo uova, dobbiamo separare i tuorli dagli albumi. E gli albumi li farò montare perché sarà una di quelle cose che andiamo ad aggiungere alla fine. Allora adesso faccio così, visto che ho sbagliato recipiente. Te lo do, vuoi un recipiente più grande? Ah, guarda, no, era che... Ecco qua. Nel frattempo qui puoi rompere le altre tre uova intere per la nostra salsa. Ok, ok. Vado. No, qua. Voilà. Aspetta che c'ho il grembiule perché non metterlo. Perché... Guarda. Tra l'altro sai che è l'Hierro?
Cioè l'albergo più piccolo del mondo. Davvero? Sì, tu conoscevi questa isola prima volta che la senti? Io conoscevo Lanzarote, ma... Assomiglia un po' alla... Io allora non sono mai stato lì, sono stato a Tenerife, non sono stato lì. Però me ne ha parlato sempre Selvaggia, perché è molto innamorata di Lanzarote. Mi parlava anche a me di piace Hierro, molto Lanzarote. Quest'isola anche molto aspra, con un... Mi piace più perché aspra infatti. Della media canaria addirittura. Infatti, in certi momenti ricorda un po' la Sardegna, cioè ha quell'asprezza che a me piace molto. Allora, guarda, tre uova. Qui abbiamo le uova e lo zucchero, che sono quelle della salsa. Qui invece io ho messo i tuorli, l'arancio e lo metà zucchero per il nostro dolce. Qua faccio montare gli albumi con lo zucchero, l'ho diviso a metà occhio, non c'è bisogno di stare a pesare. Quindi erano sempre tre uova, le sue gli albumi li ha messi nella planetaria e questi invece li ha mischiati con che cosa? Con un po' di zucchero e scorza di... dell'arancia. Dell'arancio. Mentre io ho messo lo zucchero e devo mettere la scorza del limone, no? Aspettiamo un attimo. Ok, va bene. Ok, allora, guarda, a questo punto qui uniamo la farina di mandorle. Ok. La farina normale. Tu metti il latte e panna, che sono i due liquidi che vanno diluiti. Ormai non fa neanche più notizia. Sì, però no, ormai panna, guarda, capito? No. Ormai è diventata una roba, come dire, sdoganata a tutti i livelli. E come ultimo abbiamo del burro fuso. E questa è la pastella della nostra torta. A questo punto dobbiamo preparare una tortiera. Io l'ho rivestita con la carta sulla base e qui ho messo un po' di burro e farina. E andremo a sistemare tutte le fragole in piedi. Sì. Ho detto non le abbiamo ancora tagliate, invece vanno in piedi. Sì, vanno, le taglio. Gli facciamo la base, tagliamo la base così stanno bene in piedi. Sai che mi piace aiutarti? Ma mi sembra di essere guarda, un po'... questo sei stato te. Guarda. Cos'è? Quello... Cos'è? Cioè, ce ne sono di plastica. Guarda, che chi è? Scusa, chi è? È quel lupo manarro. Sì, ma un'altra! Ma se le mangiate! Ma ti rendi conto? Se le mangiate le... E le ha sostituite con quelle... Ma guarda che è una roba! Ti prendo, A me non me la fai. Guarda che se ti prendo, guai a te. Le segno tutte. Io stavo dicendo che mi piace così tanto aiutare la Zecchina, perché è come stare a casa, no? La Zecchina è la nostra, comunque, come dire, governante Anto, di casa, e io le do una mano. Anto, mi viene in mente qualche d'uno che ha i capelli rossi come cappuccetto. Guarda che ti faccio perdere il pelo a te. Attento. Stai attento, Ti altro che... una pelata. Oh, però mantengo il vizio. Sì, il vizio, però mantengo il vizio. Guarda che è una roba. Non si tiene, non si tiene. Allora... mettiamo. Allora, qui invece abbiamo messo i rossi d'uovo con lo zucchero. Adesso metto le uova intere e lo zucchero. Mettiamo la scorza del limone. Se il burro è fuso, uniamo questo composto. Quasi, guarda, io l'ho tenuto basso, ma adesso... E mettiamo l'amido. Il limone? Allora, il limone e l'amido vanno uniti insieme, che così li sciogliamo, e poi li uniremo alla fine come ultimo ingrediente. Allora, burro. Le uova, lo zucchero e la scorza del limone. Giriamo bene. Ok. L'importante è avere una cottura molto dolce. Non deve bollire, deve arrivare ad una temperatura, diciamo, sugli 85-90 gradi, altrimenti l'uovo straccia. Poi in questa... guarda, un'altra! Ma quante ne guarda, mangiate? Quando vedete che la zia Cri butta via le fragole, non sono fragole vere, sono di plastica, perché lui le ha mangiate e le ha sostituite con quella di plastica, il lupo manaro. Cioè, ma le ha fatte fuori un bel po', Il problema è che ne ho mangiate 5 anch'io di plastica. E ti sta bene, ti sta bene. Adesso vedrai che mal di pancia ti viene, vedrai. Ecco qua, guarda. Ma che belle, le nostre fragoline tutte in piedi. Abbiamo montato la panna e abbiamo... Questo è l'albume. L'albume, vedi, vedi, a furia di parlare della oramai panna... Oramai sei... non esiste nient'altro. Tutto. Allora, l'albume lo mettiamo, gli albumi le mettiamo dentro nelle uova. Ok. Nello zucchero, nella farina, dell'arancia, la farina di mandorlo, il latte, la panna. Tutti e poi le vado a rovesciare all'interno e mettiamo in forno. Allora, a questo punto qui... Limone e amido, lo giriamo un attimo. Così. Guarda, qui usiamo la frusta che facciamo prima. E andiamo a mettere in forno. Allora, la cottura di questo dolce è una cottura lunga, diciamo dai 40 anche 50 minuti, dipende proprio dall'altezza della torta e anche dal tipo di frutta, perché ricordiamo che questo nasce con le ciliegie, però si può usare anche che delle belle. Pesche, delle albicocche, è tipo un flan, diciamo, non ha la pasta, vedi?
quindi... Ma è facilissima. Sì, questa è facilissima. Guarda, è bellissima. Adesso questa è la crema di... Come si chiama? Il... Clau Fouti, l'apparel. L'apparel, questa lemon, qua Lemon Curd. Il Lemon Curd è facoltativo, però abbiamo iniziato una crema al limone. Questa qui è bellissima. È vero che ti piace il clafoutis a te, Lorenzo? Sì, va fatto molto bene il clafoutis perché è una torta con un indice di uovosità importante, quindi va proprio porzionata bene perché è facile farla assomigliare a una frittata dolce. E sai qual è il segreto? È la cottura, che bisogna cercare di non alzare troppo, perché se vedete che la cottura è lunga di questo dolce nel forno, di non esagerare, di alzare per far prima. Perché se abbiamo una temperatura bisogna fare piano piano. Con calma. Quindi hai detto quanto tempo? 170-180 gradi a forno statico, dai 40 potremmo arrivare anche ai 50 minuti perché dipende dall'altezza. Dai, vediamo adesso la nostra torta, tanto abbiamo anche la salsina pronta perché devo un attimo raffreddare e fare. Allora, questo è il dolce all'uscita del forno. Questa è la cremina all'uscita del forno, no, della cottura. Della pentola. Diciamo che anche lì, voilà. Io metto sempre, siccome vedi addirittura è rimasto attaccato qua, perché vedete la carta, è meglio metterla la carta, mi raccomando. Voilà. La gira rimane bella umida e ha ragione, non deve sapere di uovo, quindi deve cuocere tanto ma piano piano. Perché è quasi come un budino, è quasi come una della famiglia dei flan questa torta. Mm-hmm. A questo punto possiamo mettere Ci abbiamo questa se vuoi, Ok. Ah, ce l'hai. Voilà, mettiamo. Adoro io! Andiamo ad amare il clafoutis d'altronde. Guarda com'è bello morbido. Voilà, vedi, è bello morbido, cremoso. Con le nostre fragole. E in abbinamento la salsina. Ha ragione, è un budino, fate attenzione perché ci sono tante uova. Cosa vuoi tu? No, tu niente. Oh, no. Hai rubato le fragole a Lorenzo. Lorenzo, ho una fame da lupo. Ho una fame da lupo. Ma te credo che hai una fame da lupo, ma chi se ne frega, scusami, Sei stato cattivo, sei un lupo cattivo, lupo mannarro. Ho capito, ma l'ho mangiato anch'io 5 di pratica, un po' per uno. Vabbè, ma dai, se vuoi gliela facciamo assaggiare. Un'altra fettina, questa è troppo carina, diamogliene una un po' mercenaria, tanto è un lupo. Vabbè, mangia tutto quello che c'è. Mangia tutto, e via, dai. Vado a prendere, vengo a prendere il secondo.